Salve a voi. Il Ghost Club ha pronto un caso speciale. Lo spiritista Taddeus il Magnifico ha predetto che morirà alla sua prossima seduta. Potreste indagare? Abbiamo visite. Venite, prego. Cosa sta succedendo? Le luci! Aiuto! No! Qualcuno riaccenda le luci! Oh, è morto davvero. Credo che qui serva un altro interrogatorio. Sono certa che avesse dei poteri. Conosceva nel dettaglio tutti i miei spostamenti e sapeva cose di me che non avevo mai detto a nessuno. Di sicuro presto mi avrebbe messo in contatto con mia sorella. Mi spiace molto per Taddeus. La cosa strana è che aveva promesso di dirci la verità prima di morire. Sono venuta qui per decidere se accettare una proposta di matrimonio. Taddeus doveva mettersi in contatto con la mia defunta sorella per farmi consigliare. Era un bravo uomo. Voleva davvero che facessi la scelta giusta. Ora che cosa farò? Aveva immensi poteri. L'ho consultato per alcuni problemi economici. Non so cos'è successo. Ha predetto la sua morte, ma non mi aspettavo una cosa simile. Yeah!
bene così. Piano ora, calma. Mio fratello è ossessionato da un conto bancario segreto. Ha ereditato quasi tutta la fortuna di papà dal momento che era il figlio maschio. Ma il resto è in un conto segreto. Non penso però che si tratti di molti soldi. Sono andata alle sedute un paio di volte. Secondo me era solo uno spreco di tempo. Un mandato legale a uno spiritista. Insolito, direi. Non fermarti. Beh, ma questo non l'ho chiesto. Mai fidarsi di chi ti dice ciò che vuoi sentirti dire, vuole qualcosa. Sfruttava l'amore di mia figlia per la sorella morta. Senza quel ciarlatano, tutto tornerà normale. Finalmente mia figlia si fidanzerà con Everett Boyd. Janice è in età da matrimonio. Everett è un bravo ragazzo di buona famiglia. E avrà successo, ne sono sicuro. La sorella di Janice aveva carattere, perciò la seguiva sempre. Per questo cercai il suo consiglio, anche da morta. Ora Janice deve pensare da sola. So cos'è meglio per lei.
Suo padre mi parlò di quel truffatore. Per colpa sua il fidanzamento era stato rimandato. Janice è deliziosa. Sarebbe un onore se decidesse di sposarmi. La adoro. Possiedo un birrificio in zona e sono certo che avrò successo. Mi servono solo dei finanziatori. Quando Janice vorrà sposarmi, investirò la dote nella mia impresa e diventeremo ricchi. Niente che sei. La salute di Lady Ursula è fragile. E ora che il suo gatto è morto, non ha più nulla per cui vivere. È il maggiordomo di Lady Ursula da anni. Vorremmo sposarci, ma prima Douglas vuole mettere da parte un gruzzolo. Dice che presto avrà del denaro. Ehi, piano! Era uno spettacolo, quello. Ogni settimana teneva una seduta alla presenza dei suoi clienti. Avere un pubblico rende tutto più drammatico. Accompagno Lady Ursula alle sedute. È molto malata e ha bisogno di aiuto. Io non credo nell'aldilà, ma se è di conforto a Milady, a me sta bene. L'ho consultato dopo la morte di Romeo. Speravo di parlare col mio defunto amore. Ho chiesto a Thaddeus di mettermi in comunicazione con lui. Il mio Romeo doveva dirmi a chi lasciare la mia fortuna. Ora che Thaddeus se n'è andato, non lo scoprirò mai. Romeo era il mio gatto. È stato investito dal lattaio alcune settimane fa. Da allora ho cercato in tutti i modi di comunicare. È così frustrante. Avevo una sola domanda che ponevo seduta dopo seduta, settimana dopo settimana. Ogni volta Thaddeus mi riferiva alcune cifre dall'aldilà, ma mai il numero completo.
Oggi aveva promesso che l'avrei ottenuto. Taddeus pensava che firmando certe carte avrei dimostrato al mio defunto padre che mi fidavo di lui. Sono io. Sì, un tizio passa di qui spesso. Mi dà mezzo scellino se gli dico che cosa combina la gente che vive in quella casa. È un tizio normale. Niente di strano. L'ho visto entrare in quel palazzo laggiù.
Chissà se qualcuno sa dirmi altro al riguardo. Bene così. Così qualcuno pagava Taddeus per farle dire dal gatto di lasciargli i soldi. Beh, mi sembra un piano davvero geniale. Non riesco a crederci. E se pensate che il mio maggiordomo pagasse Taddeus, vi chiedo, perché un ipnotista dovrebbe favorire un umile servo? Mia sorella! Così pagava Taddeus! Ecco perché insisteva perché firmassi quel foglio. Bene, adesso Ann mi sentirai come, questo è certo. Buon Dio, avete trovato l'ufficio? Allora confesso. Io e Taddeus viaggiavamo per il mondo ingannando i gonzi e smascherando i disonesti. Ma lui doveva morire per finta. Non volevo che Taddeus morisse. Tutto il contrario. Perché dovevo ucciderlo? Io e lui eravamo d'accordo. Ingannavamo la gente, ma a rimetterci erano i disonesti. Credete che Everett abbia pagato Taddeus per manipolarmi? Non può essere vero. Taddeus conosceva tutti i miei spostamenti e sono certa che potesse comunicare con l'aldilà. Avrebbe svelato il mio piano. Ha sbagliato a tradire un altro imbroglione. Quel Taddeus si credeva un po' troppo furbo. Ma avete ricomposto tutti i pezzi. Finirete il signor Raymond è molto interessato a questa storia. Ammira la duplicità di Taddeus. You